Ciao, oggi eseguiamo insieme il cerchio magico. Segui i movimenti della mano e passa con il filo sopra la mano non dominante in questo modo. Il mignolo tiene il filo dal lato lungo. Passa con l'uncinetto sotto la X che si è venuta a formare e prendi il filo più vicino alla mano. Quindi fatti dare il filo dal lato lungo dal mignolo e passa sotto. Hai realizzato una catenella. Puoi lasciare andare e hai ottenuto il tuo cerchio magico, che è un cerchio mobile, quindi puoi verificare di averlo eseguito in maniera corretta.